Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale degli NStyle. Quest'oggi vi proponiamo un video che mancava da un bel po', ovvero un elenco di segreti e curiosità provenienti dalla saga di Smash Bros. Trattandosi di easter egg o segreti, inevitabilmente sono stati scovati in giro per il web. E quindi non commentate dicendo che abbiamo copiato da questo youtuber oppure da quest'altro, dato che di puri easter egg si tratta. Vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale e a seguirci su Telegram, dove posteremo notizie sulla grande N. Detto questo, vai con la sigla. I tre trofei nascosti. Come se non ci fossero già abbastanza trofei su Smash Bros. Melee, pensate che ne esistono alcuni nascosti nei file di gioco. Questo trofeo ad esempio ritrae Tamagon, personaggio che a prima vista è innocente, ma in realtà pensate che è stato rimosso dalla versione americana perché Nintendo temeva di essere accusata di inneggiare al satanismo, un po' come era successo con Pokémon. Questo mostriciattolo verde è infatti il protagonista di un gioco uscito solo sul Famicom giapponese, di nome Devil World. Altri due trofei che, per qualche motivo non ignoto, sono reperibili solo accedendo ai file di gioco, sono questi due famosi personaggi Nintendo. Mario è rappresentato sulla sella del fidato Yoshi, con l'iconica cappa gialla sul dorso, mentre Samus Aran è colta nella stessa posa in cui si presenta nella scena finale del primo Metroid, in cui palesa la sua femminilità a tutti i giocatori increduli. I sette scomparsi. Il roster di Super Smash Bros. Brawl comprende già di per sé ben 35 personaggi, pronti a darsele di santa ragione. Tra questi troviamo anche Sonic the Hedgehog e Solid Snake dalla saga di Hideo Kojima, che non fanno propriamente parte del mondo di Nintendo. Come reagireste se vi dicessimo che in realtà erano previsti altri 7 lottatori per un totale di 42? Infatti, accedendo ai file di gioco, possiamo notare come alcuni personaggi di Melee fossero stati inseriti anche su Brawl, come Mewtwo, Dr. Mario e Roy. Altri invece erano stati pensati proprio per questa versione, ad esempio Dixie Kong, Toon Zelda, Toon Shake e la coppia di Pokémon Plazule e Mallory. Beh, ora ci stiamo domandando se magari potremo mai vedere uno di questi progetti compiuti nel nuovo Super Smash Bros. In uscita su Switch. Le melodie perdute. Sempre accedendo ai file di gioco è possibile notare come alcune soundtrack, probabilmente previste in origine, siano poi state eliminate. Le host in questione erano collocate nella modalità My Music di Super Smash Bros. Brawl, in cui era possibile ascoltare le versioni originali oppure remixate di queste colonne sonore. Tra queste ricordiamo The Ballad of Windfish di Link's Awakening, Smiles and Tears di Earthbound e The Radio Exercise di Animal Crossing e molte altre ancora. Beh, anche questa volta non ne capiamo il motivo, però di certo qualche soundtrack in più ci sarebbe stata gradita. Trofei Civil War USA vs Giappone. A tutti i giocatori di vecchia data di Smash Bros. Melee sarà capitato di ammirare la propria collezione di trofei sbloccati con tanta fatica. Proprio in questa schermata è possibile osservare sullo sfondo le storiche console di Nintendo, in cui i personaggi rappresentati nei trofei hanno fatto il loro esordio. Tuttavia, esistono alcune differenze a seconda della versione di gioco acquistata. Ad esempio, i giocatori americani potranno scorgere console come il GameCube, il Game Boy e Nintendo 64. I giapponesi, invece, vedranno anche la versione orientale delle prime console di Nintendo, tra cui il Famicom, il Super Famicom e il dimenticato Virtual Boy. Tuttavia, se un giocatore in possesso della versione americana del gioco decide inspiegabilmente di cambiare la lingua in giapponese, potrà finalmente ammirare le appena citate console nipponiche. 2L8 4ME. È too late for me, stupido! Too late for me. Sì, quadra, bene. Ebbene sì, non smetteremo mai di parlare di trofei. Questa volta però seguite attentamente perché il segreto in questione è davvero bizzarro. Il Barrel Cannon è un elemento presente nell'editor degli scenari del primo Smash Bros, di Brawl e anche del quarto capitolo. In realtà, su Melee, questo barile, tratto dalla saga di Donkey Kong, era uno strumento utilizzabile dai giocatori. Il trofeo che lo raffigura sembra essere abbastanza anonimo. Tuttavia i più attenti giocatori hanno notato ben presto qualcosa di strano. Si tratta di una scritta presente sulla parte inferiore del barile, che, letta in inglese, recita appunto Too late for me, traducibile in È troppo tardi per me. Ancora oggi non sappiamo a cosa si riferisca questo messaggio segreto, che sia un semplice easter egg oppure il drammatico pensiero della vittima colpito da questo item letale, chi lo sa. Riflesso sui trofei.
Tanto per cambiare, parliamo ancora di trofei. Sempre in Super Smash Bros. Melee, i trofei Mario Metallo e di Metroid celano, con riflessi e giochi di luce, due bizzarri riferimenti alla loro serie di appartenenza. Osservando i riflessi su Mario Metallo, è impossibile non scorgere lo scenario di Yoshi's Island, presente peraltro nello stesso gioco. E se questo non vi fosse sufficiente, pensate che zoomando nella parte superiore del nucleo del trofeo di Metroid, si può riconoscere la texture del laboratorio della stazione spaziale Ceres di Super Metroid. Forse la creatura iconica della saga di Samus Aran ricorda ancora il luogo in cui si trovava imprigionata a inizio gioco. Chi lo sa? La speciale provocazione di Star Fox. Quando Falco Lombardi si unì insieme a Fox McCloud al roster di Super Smash Bros. Melee, diventarono fin da subito due dei personaggi più utilizzati grazie alle loro rapide e potenti mosse. Però questi due nascondono un curioso segreto. Se usati entrambi negli scenari Corneria o Venom, premendo il tasto giù un paio di volte, i personaggi si inginocchieranno, stringeranno i pugni e faranno partire un dialogo segreto tra i piloti di Star Fox. Ma c'è di più, questo easter egg è stato inserito anche nel capitolo successivo, ovvero Smash Bros. Brawl, dove vengono aggiunte conversazioni per Wolf O'Donnell nello scenario de Il Sistema Lila. Questi dialoghi non aggiungono niente alla battaglia, semplicemente un breve scambio di battute che strizza l'occhio ai fan più devoti di Star Fox. Captain Weather, huh? Kept you waiting, huh? Una cosa molto simile a quella appena descritta, e anche ai dialoghi tra Pete e Palutena in Smash Bros. 4, avviene per il famoso Solid Snake. In Super Smash Bros. Brawl, e in particolare nell'unico scenario della saga di Metal Gear Solid, ovvero Shadow Moses, il soldato troverà sempre un po' di tempo per dialogare con uno dei suoi compagni tramite il codec. A differenza dei soliti messaggi banali di incoraggiamento, i dialoghi in questione, oltre ad essere esileranti, fanno riferimento ai punti di forza e di debolezza dell'avversario di Snake. Ad esempio, Mei Ling, date le sue origini asiatiche, chiederà a Snake di catturare un Pikachu. Il colonnello Campbell avvertirà Snake dell'estrema pericolosità dei sonnellini di Jigglypuff. Infine, Otacon chiederà all'amico di catturare uno Yoshi per scoprirne il sapore. Diciamo che questo easter egg è molto efficace per tenere tutti i giocatori occupati a ridere invece che picchiarsi brutalmente. L'ora del sonnellino. Le battaglie evento introdotte in Super Smash Bros. Melee catapultano i giocatori in situazioni uniche, chiedendo loro di completare alcune missioni in un determinato modo per vincere. L'evento numero 39, in cui ci troveremo ad impersonare Jigglypuff, ci metterà contro tre nostri simili in una normalissima mischia. Tuttavia i Pokémon rivali sembreranno essere interessati ad attaccare solo noi. Per compensare lo svantaggio numerico, in questo evento esiste uno strano glitch che può essere molto comodo a tutti i giocatori. La partita si terrà nello scenario dello stadio Pokémon, e una volta che il maxi schermo nello sfondo inquadrerà il nostro Jigglypuff, basterà sferrare un attacco canto per addormentare istantaneamente tutti i nemici, anche se molto distanti. Questa tecnica è un modo perfetto per rallentare i loro attacchi e intascarsi la vittoria in modo facile. Quindi, se vi vedete sul grande schermo, beh, non esitate a cantare. Il gattino nascosto. Lo scenario Stadio Pokémon è conosciuto per i suoi cambiamenti nel corso della battaglia. Infatti, dal solito scenario iniziale possiamo vederlo mutare in una serie di forme particolari che tutti ben sapranno. Tuttavia, lo scenario basato sul tipo ghiaccio nasconde un piccolo e carino segreto. Quest'ultimo genera una capanna innevata con uno Snorlax all'interno. E fin qui nulla di strano. Tuttavia, mettendo in pausa il gioco e spostando la telecamera in modo da visualizzare il muro interno della capanna, potremmo osservare uno strano poster. Quello di un piccolo e tenero gattino. Sembra quasi che la popolarità dei gattini sul web abbia influenzato allo stesso modo anche il nostro caro picchiaduro di Nintendo. Non siamo sicuri sul significato di questo poster, che potrebbe rappresentare il gatto di Mr. Sakurai stesso, ma siamo di certo affascinati da questo poster felino. Il segnale di pericolo nel regno dei funghi. Vi siete mai chiesti come un gioco della saga di Super Smash Bros. Determini quando un personaggio è troppo lontano dallo stage per poter tentare di salvarsi? Insomma, qual è il limite dello scenario che segna il KO di un lottatore? Beh, è semplice direte voi, corrisponde a una certa misura in pixel dell'arena di gioco. E se vi dicessimo che in realtà esiste fisicamente un cartello che segnala il limite massimo oltrepassabile da un personaggio prima di venire inghiottito dai famigerati margini? In realtà, come è facilmente intuibile, anche in questo caso si tratta di un easter egg. Infatti, nello scenario retro del Regno dei Funghi in Melee, è possibile giocare con la telecamera durante una schermata di pausa per osservare un terrificante segnale di avvertimento per tutti gli ignari giocatori. Il messaggio segreto dentro
centro Onet. L'ultimo segreto di cui vi parliamo riguarda più da vicino il famoso titolo di Earthbound per lo SNES ed è presente sia in Smash Bros. Melee sia in Brawl nell'iconico scenario Onet. Posizionandosi a destra della casa blu, mettendo in pausa e infine zoomando, sarà possibile notare un bizzarro messaggio scritto proprio nella bacheca cittadina. Il messaggio in questione recita: un furgone nero guidato da questo ragazzo è stato visto gareggiare in modo spericolato attraverso la città. Fai attenzione. Il ragazzo in questione è un membro della banda dei Runaway 5, mentre il furgone nero si riferisce al fastidioso mezzo che compare di tanto in tanto nello scenario e che scaraventa i giocatori più inesperti fuori dalla mappa. Ogni fan di Earthbound potrà apprezzare il riferimento, mentre ogni player di Smash, avrà qualcosa in più a cui prestare attenzione. E anche oggi l'appuntamento settimanale si conclude qui. Noi speriamo che il video vi sia piaciuto e vi ricordiamo di lasciare un bel mi piace, commentare e di iscrivervi al canale. Vi ricordiamo inoltre di passare per il nostro gruppo e per il nostro canale Telegram, dove potrete ricevere feed e notizie direttamente dal mondo Nintendo e scambiare due chiacchiere con noi o con i nostri iscritti. Abbiamo inoltre aperto da poco un server Discord che trovate sempre qui sotto in descrizione. Detto questo, noi ci possiamo salutare qui e ciao! I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat.